Buonanotte, Alessandra Berni, la mamma di Pamela Mastropietro. Buonanotte Alessandra, grazie. Buonanotte Monica. È difficile, ma noi ci proviamo perché lo dobbiamo a Pamela, dobbiamo raccontare. Allora, torniamo indietro al 29 gennaio 2018. Pamela si allontana da questa struttura dove era in cura per cosa? Per la sua patologia borderline. Questa era una struttura a doppia diagnosi, quindi non per tossicodipendenti come è stato definito da molti giornalisti, ma era una struttura a doppia diagnosi. Pamela si allontanò quel giorno del 29, voleva tornare a casa da me. Da te. E purtroppo l'operatrice che la fermò lì sulla strada ebbe l'idea di andare di lasciare Pamela lì sulla strada e andare a prendere la macchina invece di chiamare l'operatrice che già stava in comunità e avvisarla, quindi riportare poi Pamela in struttura. Che successe poi? Pamela prese il passaggio di una donna che l'accompagnò alla fermata degli autobus di Corridonia. Lì si avvicinò una macchina bianca con un uomo dentro. A quanto pare Pamela conosceva quest'uomo. Come faceva a conoscere quest'uomo se Pamela non poteva uscire dalla comunità? A quanto pare quest'uomo forse era conosciuto in comunità, mi viene il dubbio, no? Certo. Che è successo poi? Come sapete tutti, quest'uomo invece di riportarla in comunità la portò nel suo garage per approfittare di mia figlia. Dove venne consumato un rapporto sessuale di violenza. Purtroppo è la parola loro contro Pamela non può più dire nulla. Loro dicono che non fu una violenza. Esatto. Che fu un rapporto consensuale. Dicono questo. Loro dicono che lei voleva cercare la droga. Tu su questo punto invece sei stata sempre molto netta. Sì. La narrazione molto. Di allora era questa, cioè lei è uscita dalla comunità perché era in cerca di droga, perché era dipendente no. dalla droga. No. Si è accettato questo rapporto sessuale in questo garage perché voleva una dose, invece no. Pamela entrò in comunità che era pulita. Lei entrò in comunità per la sua patologia psichiatrica. Poi si scoprì, durante le indagini, che in comunità entrò la droga. E secondo chat che ho avuto con alcuni pazienti della comunità, Pamela non sapeva nulla dell'entrata di ovviamente questa droga. La comunità, tu lo sai, ha sempre smentito questo. Purtroppo hanno archiviato tutto. Certo. In comunità calcola non hanno fatto ancora un progetto, da ottobre, dal 18 ottobre che Pamela entrò, ancora a gennaio non c'era un progetto per Pamela. Senti, dopo questo rapporto lei incontra il suo carnefice, Innocento Segale, che è uno spacciatore nigeriano. Il suo corpo, l'abbiamo detto, viene trovato il giorno dopo, fatto a pezzi, diviso in due valigie, in Via dell'Industria, a pochi chilometri da Macerata. L'assassino è condannato all'ergastolo per omicidio e violenza sessuale, una sentenza confermata dalla Cassazione. Allora, la novità è che lui ti vorrebbe chiedere scusa. No, aspetta, intanto vorrei un attimo aggiungere qualcosa, sì. Perché allora, intanto ad oggi, dopo 5 gradi di giudizio, sì. Osegale è stato condannato all'ergastolo. Noi abbiamo dovuto combattere parecchio per affermare tutto quello che visibilmente aveva fatto Osegale. E come diciamo da sempre, non è stato solo lui. Osegale l'ha violentata, l'ha menata, l'ha uccisa con due coltellate, l'ha depezzata, l'ha scoiata, l'ha fatta chirurgicamente in più di 25 pezzi, l'ha messa in due trolley e lasciati sul ciglio di una strada. Da chi dovevano essere presi questi trolley? Oppure era un messaggio per qualcuno? Perché all'epoca non fu fatto anche una mappatura del DNA degli uomini di Macerata e dintorni, come è stato fatto in tanti altri casi. Perché Monica, ti ricordo che ci sono ancora delle intercettazioni, ci sono due DNA che non sono stati trovati.
qui hanno archiviato tutto. Però rispondimi, ma tu queste scuse, se dovessero arrivare, le accetteresti o no? Perché questa è la Io domanda. Ho scritto una lettera ausiliare per incontrarlo in carcere, naturalmente. Ma e perché, per... Alessandra, perché? Per amore di mia figlia e per amore mio. Perché io non voglio più essere schiava della rabbia. Questo dolore distrugge. E io non voglio finire la mia vita così. Pamela e io amiamo vivere. Lei amava vivere. Ausiliare ha risposto alla tua lettera? Allora, tramite i giornali l'avvocato di Ausiliare ha detto sì al faccia a faccia. Io ora sto ancora in attesa del giorno dell'incontro. Naturalmente io spero che questo incontro sia soltanto io, lui, le guardie penitenziarie e basta. Che cosa gli vuoi chiedere? Cosa si può chiedere ad un uomo che ha massacrato la propria figlia e che ha sezionato il corpo chirurgicamente, ti ha lasciato i pezzi del corpo in due valigie? Cosa puoi chiedere a quest'uomo? Innanzitutto mi deve guardare negli occhi, visto che in questi anni non l'ha mai fatto. Dopodiché io voglio tirare fuori tutto quello che ha causato, tutto il mio dolore, tutto quello che ha fatto a Pamela. Oppure vuoi sapere qualcosa che non ha detto e che non si è detto finora? Esatto, voglio sapere anche la verità, ma dubito che lui possa dire la verità. Dubito. Torniamo al momento in cui tu apprendi la notizia della morte di tua figlia. Lei aveva cercato di mettersi in contatto con te, uscita dalla comunità o no? Purtroppo no, perché era entrata in comunità senza cellulare. E l'ho saputo alla radio. Quando l'avevi sentita l'ultima volta, prima della notizia alla radio? Guarda, noi siamo stati a Corridonia dal 18 al 21 gennaio e Pamela vomitava. Vomitava tanto, infatti in quel periodo noi la portammo anche dal medico di base che le fu assegnato lì e il medico di base era esterrefatto perché non sapeva assolutamente nulla della situazione di Pamela che stava vivendo in quella comunità. Pamela stava prendendo una terapia che poi dalle cartelle cliniche è stato tutto cancellato e mi sembrava anche una cosa un po' inaccettabile questa, I tuoi avvocati sanno, ovviamente. Il mio avvocato, il mio avvocato, mio fratello, sì, sanno. E Pamela prendeva questa terapia che la faceva stare male. Pamela e anche noi abbiamo chiesto di darle la terapia che prendeva in una clinica qui a Roma che l'aveva stabilizzata. È stato risposto che quella terapia non poteva aiutare Pamela nei lavori nella comunità. Perché lei lavorava? Sì. Come lavoravano tutti i ragazzi e vendevano i prodotti che facevano per la comunità. Come era arrivata in questa comunità? Tramite il CERT. Lei voleva proprio uscire da quella situazione e voleva riprendersi in mano la vita. Ti ricordi l'ultima cosa, l'ultimo momento insieme, quando sei stata quei giorni a Corridonia? Tutti pensa che mi aveva chiesto di fare il bagno in hotel. E avevo portato anche, io da quando ero entrata in comunità avevo iniziato a scrivere dei quaderni. Ogni sera scrivevo un pensiero per lei. E quel periodo glielo portai dicendole che l'ultima pagina l'avrebbe dovuta scrivere lei. Niente, quel quaderno ce l'ho nel cassetto. Mi ricordo i suoi bracci, i suoi baci, i grattini che mi chiedeva. Mi ricordo che andammo pure a comprare quel pellicciotto che poi quel 30 gennaio indossò. E io rivoglio tutte le cose di mia figlia. Anche la scatola che trovai il giorno del dissequestro dentro la casa di Ausiliare con le cose di mia figlia, con tanto di nome sopra, come mai non fu presa quella scatola? Insieme al bigliettino che gli lasciò l'ultimo tassista che l'accompagnò ai giardini Diaz. Come furono fatte queste indagini?
Io rivoglio tutto, anche il rosario che lei portava al polso. Tu non l'hai più rivista? L'ho rivista all'obitorio. Com'era? Pezzi. Calcola, mia madre le ha dato l'abito suo da sposa per coprirla nella bara. Io l'ho potuto dare solo l'ultimo bacio sulla fronte. Ho provato a toccare il corpo per sentire. Era molle. La fronte era fredda. Il naso spaccato, la lingua un po' fuori e gli occhi come l'avete visti poi nelle foto che ho anche pubblicato. I capelli, non so che cosa gli hanno fatto quegli esseri, ma c'aveva dei capelli da un lato. L'hai saputo alla radio? Sì. Dov'eri? Al negozio, al lavoro. Non ci credevo. Non ci volevo credere. Tu eri tranquilla comunque? No, non ero tranquilla perché... No, non ero tranquilla perché il 29... Perché lei stava male, lei vomitava, quindi non eri tranquilla. Il 29 gennaio la comunità ci avvisò tardi a noi. Io chiamai, appena seppi la notizia del suo allontanamento, io chiamai subito i carabinieri di Corridonia, i quali mi dissero: signora, lei deve fare subito la denuncia ai carabinieri di Roma, perché la comunità ha fatto solo una semplice segnalazione. Se poi andiamo a vedere le carte, quella segnalazione ha anche qualcosa di sbagliato. Che cosa ci aveva di sbagliato? Anche la data. Era antecedente la segnalazione? Un giorno ti vorrei far leggere proprio tutte le carte. Tanto hanno archiviato tutto, sono pubbliche, quindi posso leggere tutto quanto e leggere anche tutti i nomi che sono coinvolti. Nelle intercettazioni, per esempio, scusami Monica, all'inizio Osegale disse che c'erano anche Desmond e Willima nella casa, poi ritrattò tutto. Per legge dovrebbe partire d'ufficio la denuncia di diffamazione, ma non partì. Nella ritraduzione delle intercettazioni, Awelima afferma che lui stava nella casa, che lui ha aperto la porta e che ha messo una cosa di plastica per non lasciare le impronte su Pamela. E dice anche che c'erano degli uomini bianchi nella casa che hanno violentato Pamela. Oltre... Questo è quello che dice lui, ma poi ci sono due DNA? Che non so, non lo so di chi sono. Perché non li vogliono cercare? Hanno archiviato la comunità. I due di quel giorno, quindi quello di Mogliano e il tassista che la ospitò la sera a casa sua, anche quello archiviato, sai perché? Perché manca la denuncia della vittima. La vittima era morta. Esatto. Quindi facciamo una legge che permetta ai familiari delle vittime di andare a denunciare se la propria figlia o figlio viene violentato e per qualsiasi motivo muore. Facciamo una legge anche per questo.